slogato qualcosa. Ora inserisci il tuo nome o se già lo vedi sulla lista, cliccaci sopra. Fai clic su Vai quando hai fatto. Ah, un nuovo arrivo! Benvenuti nell'antica Cina! Mushu! Al tuo servizio, grande antenato, tu dimmi una parola. Silenzio. E... In questi rotoli magici ho annotato la leggenda di Mulan. Portali alla città imperiale e consegnali all'imperatore. Egli spargerà il racconto di Mulan negli angoli più remoti dell'impero. Ma non farli cadere, la magia potrebbe disperdersi. Ehi, ho tutto sotto controllo. Sarà meglio. Conservali a costo della vita, Mushu. Non farli cadere, Mushu. Ah! Oh no! La magia si sta disperdendo! E tu dove vai? Devi aiutarmi a cercare quei rotoli! Troveremo quei rotoli e ci rimetteremo la magia. Cominciamo al villaggio. Dove potrebbe essere quel rotolo? Dov'è quel noioso rotolo? Vediamo che cos'è questa storia del rotolo. Tempo fa, nell'antica Cina, viveva una giovane di nome Fa Mulan. Mulan voleva portare onore alla sua famiglia impressionando la mezzana, ma il giorno dell'incontro era in ritardo. Oh no, non dice cosa accade nel villaggio. Vedi queste parole sbiadite? Manca parte della storia. Si deve essere persa quando al primo antenato... Sì, è così, sono caduti i rotoli. Ora come facciamo a rimetterla a posto? Famiglia. Sbalordendo. Sorprendendo. Impressionando. Ah, Pei Ling, sei puntuale. Sarai una sposa perfetta. Devo prepararmi per la mezzana. Ho un certo da fare. Puoi aiutarmi a raccogliere amuleti per Mulan? Mi serve una mela per la serenità, un pendente per l'equilibrio, grani di giada per la bellezza e un grillo per la buona sorte. Portameli dopo che li hai trovati. Ora scatta! Mamma mia, ora ci sono grilli dovunque! No, no, no! Il grillo deve essere blu! Però quanto è pignola, pignola, pignola! Oh no, di nuovo, no! Sì, è proprio quello che volevo! Vai a prendere la collana fortunata! No, mi occorre la collana di giada gialla! Però com'è pignola! Grazie tante, onorevole giocatore. Vai a prendere la mela fortunata. Che pensiero gentile. Vai a prendere il pendente fortunato. Questo non funzionerà. Mi occorre il pendente rosso e nero. Non preoccuparti degli altri pendenti. Dalle quello che ti chiede. Sei estremamente gentile.
il prossimo. Molto bene, hai raccolto tutti gli amuleti. Cerca di usarlo sul gatto. Cerca di usarlo sul gatto. Per aiutare Mulan a riuscire, la nonna raccolse amuleti. Ah, ora ci sono! Hai fatto qualcosa che ha rimesso dentro la parte della storia mancante. Continua a fare clic in giro e rimetteremo dentro tutta la magia in tempo record! Tempo fa, nell'antica Cina, viveva una giovane di nome Fa Mulan. Mulan voleva portare onore alla sua famiglia impressionando la mezzana, ma il giorno dell'incontro era in ritardo. Oh, è gelida! Era calda 10 minuti fa. Mulan si precipitò al villaggio. Per prima cosa fece un bagno. Si affrettò. Corse. Si precipitò. Si affrettò. Bagno. Sei pronta a compiere i tuoi doveri verso la tua famiglia? Sì, mezzana. Che signorina rispettosa. Oh, grazie, mezzana. Hai un senso di dignità e di raffinatezza. È mio dovere, mezzana. Sì, sarai una sposa perfetta. È un onore, mezzana. Silenziosa e schiva. Sono buone caratteristiche per una signorina. Ma come sei aggraziata. Porterai onore alla tua famiglia. Oh, grazie, mezzana. Sei pronta a compiere i tuoi doveri verso la tua famiglia? Sì, mezzana. Se vuoi andare dalla sarta, fa clic di nuovo. Benvenuti nel negozio della sarta. Dobbiamo aiutare Mulan a vestirsi per il suo incontro con la mezzana. Ci sono cappelli e parrucche, vestiti, scarpe e vari accessori tra cui scegliere. Se vuoi stampare quello che Mulan ha indosso, fa clic sul libro della bambola di carta. Vedrai, Mulan, sarai bellissima con uno dei miei completi. Oh, presto, bambina! La mezzana ti aspetta! Sì, sarta. Hai sentito la signora? Anch'io potrei mettermi dei vestiti nuovi. E in effetti potrei mettermi dei vestiti. Se vuoi vedere cos'altro c'è, fai clic sulle frecce.
Ehi, le sta benissimo. Mettilo su di me così vediamo come sto io. Trovi che sia il mio colore? Hm? Questo completo mi piace, ma mi si addice? Allora, che ne pensi? Non credo che qualcuno mi prenderà sul serio se indosso questo. Non lo so, mi ci vedi? Sarei curiosa di sapere se alla mezzana piacerà. Questo ti riporterà al villaggio. Se vuoi tornarci, fa clic di nuovo. Mulan, devi sbrigarti! Ho lasciato fuori il vestito per te. Arrivo! Poi si vestì con sete finissime. Non possiamo lasciare che Mulan vada dalla mezzana senza i suoi amuleti. Prendi gli amuleti dalla nonna e portali a Mulan. Versa il tè, Mulan. Sì, mezzana. Potrai sembrare una sposa, ma non porterai mai onore alla tua famiglia. Ma le cose non andarono bene con la mezzana, che disse a Mulan: non procurerai mai onore alla tua famiglia. Gloria, rispetto, onore, gloria. È fatta! Tutta la magia è di nuovo nel rotolo! Questo ti porterà alla casa di Mulan. Fa clic di nuovo se vuoi andarci. Ora che vi abbiamo rimesso la magia, possiamo portarcelo con noi. Se fossi un rotolo, dove sarei? Ah, splendido! Attaccato a un albero. Ora come lo prendiamo? Ci serve qualcosa da lanciare al rotolo per liberarlo. Sapevo che la mia idea funzionava. Ehi! Ehi! Quello non è un osso! Cuccia bello, cuccia! Il padre di Mulan è stato chiamato alle armi nella guerra contro gli Unni. Temendo per la vita dell'anziano padre, Mulan ha deciso di andare al suo posto. Prima si è tagliata i capelli per sembrare un uomo. O così o si faceva crescere i baffi. Battaglia. Lotta. Guerra. Unni.
tagliata. Per ordine dell'imperatore, un uomo per ogni famiglia deve combattere nell'esercito imperiale. Mio padre non sta abbastanza bene per unirsi all'esercito. Devo andare al suo posto. Oh no, fratellino cerca di aiutare, ma sta mettendo le cose sbagliate nella bisaccia di Mulan. Devo toglierle e mettere nella bisaccia la roba che davvero serve. Senz'altro non ci serve. Presto, prepara la bisaccia ora che fratellino non vede. Il posto dei giocattoli di fratellino è il cortile. Beh, qui c'è bava di cane. Togliere via non serve proprio. Il posto dei... Presto, prepara la bisaccia ora che fratellino non vede. Qui c'è bava di cane, togliere via non serve proprio. Il posto di... Presto, prepara la bisaccia ora che fratellino non vede. Qui c'è bava di cane, togliere via non serve proprio. Presto, prepara la bisaccia ora che fratellino non vede. Presto, prepara la bisaccia ora che fratellino non vede. Qui c'è bava di cane, togliere via non serve proprio. Ci siamo, hai preparato le bisacce per Mulan. Mulan ha preparato le bisacce con le scorte che le potevano servire per il tragitto. Viaggio, cammino, tragitto. Ah, è qui che la famiglia di Mulan tiene l'armatura. Per aprire l'armadietto fai clic sui pannelli finché non vedi un animale dello zodiaco cinese. Buona fortuna! Forse un cane. Ah, l'armatura di suo padre. Meglio portarla a Mulan. Momento, non sapevo che Mulan fosse una metallara. Adesso sono pronta ad andare. Non preoccuparti, fratellino, prometto di tornare presto. Andiamo al tempio a vedere cosa ne pensano gli antenati. Se non fossero già morti, questo li ucciderebbe di sicuro.
Mulan ha salutato fratellino prima di partire per raggiungere l'esercito imperiale. Vuoi visitare il tempio e risvegliare? Mushu, è ora di risvegliare gli antenati. Questo è un lavoro da fare in due. Tu suoni il gong e io controllo. Che ne dici? Fai clic sulla mazza e diamoci da fare. Bene, ecco cosa fare. Devi risvegliare gli antenati suonando i gong, ma attenzione, alcuni gong li rimetteranno a dormire. Se riesci a svegliarli tutti, vincerai una scheda culturale speciale in edizione limitata che potrai stampare. Andiamo! Guarda ancora! Questo gong ha risvegliato quegli antenati! Guarda, questo gong ha risvegliato un antenato! Ah ah, questo gong ha addormentato quelli! Ah no, aspetta un momento, questo gong ha addormentato quello là! Questi erano già svegli. Complimenti, hai risvegliato tutti gli antenati. Sapevo che potevi farcela. Ma dimmi, perché tu a volte dormi come un ghiro? In premio hai una scheda culturale cinese in edizione speciale. Perché Mulan ha fatto questo? Non c'è una logica. Lo sapevo che sarebbe accaduto. Le serve un guardiano migliore di quello. Se vuoi stampare la tua scheda culturale, fai clic qui. Se non vuoi, fai clic su un punto qualunque dello sfondo. Sì, ora se vuoi rigiocare, scegliti un livello e gli antenati torneranno a dormire. Se vuoi tornare alla casa di Mulan, fai clic sulle scale. Ah, ci se fossi in te farei qualcosa. Beh, spero che Mulan abbia preso qualche mutanda in più. Un bruttissimo presentimento. Ci vuole una persona coraggiosa per comportarsi. Alla sua età non mi comportavo così. I miei figli non hanno mai combinato guai. Sapevo sono che non sarebbe arrivata a niente. Lo sapevo che sarebbe accaduto. Un guardiano migliore di quello che ha vegliato ci su di me. Ci renderà fieri. Spero che ci aspetta sia un motivo che lo valido. Venga a sapere stavo suo padre. Sognando di essere ancora vivo. L'ho sempre che cosa detto credeva, io che Mulan? I ragazzi di oggi hanno troppa libertà. Le serve un guardiano migliore di quello che ha vegliato su di me. Si arrabbierà moltissimo quando lo verrà scoprire. Ha una probabilità di la successo casa di sei Mulan. Una cara ragazza che aiuta suo padre. Mandiamo Mushu a cercarla. Lo sapevo che sarebbe accaduto. Che peccato che non si possano scegliere i parenti. Ci vuole una persona coraggiosa per comportarsi come lei. Se lo sapevo che sarebbe accaduto. Il mio cervello, oltre il mio aspetto così appassionante. Ha una probabilità di la casa di Mulan. Questo è il sentiero per la casa di Mulan. Fa clic di nuovo se vuoi. Sono diventati tutti. Bene, ora della confessione. Sai tenere un segreto? Ho fatto credere agli antenati che io ero il grande drago di pietra, così mi hanno nominato guardiano di Mulan. Non dire niente, intesi? Gli antenati della famiglia Fa volevano inviare un guardiano terrificante per vegliare su Mulan. Invece è andato Mushu. Avi, spiriti, antenati. È fatta! Tutta la magia è di nuovo nel rotolo! Vuoi andare verso il campo militare? Se vuoi. Vieni, vieni da Mushu! S-
Scusami, puoi prendere quella rete e acchiappare quel rotolo prima che atterri sulla mia bellissima testa? Il rotolo abbiamo e ci scateniamo! Ho fatto la rima! Mulan è arrivata al campo militare. Ha avuto problemi ad adattarsi agli altri soldati. Cosa cosa? Qualcuno dà fastidio a Mulan? Lo vedremo! Cerca di rilassarti e canta con me. Ciao a tutti! Voglio dire, come va? Io sono Ping e mi piace fare cose da uomini. Vi riunirete veloci e in silenzio ogni mattina. Mi occorre un volontario che raccolga la freccia. Dovrete usare disciplina e forza. Grazie per esserti offerto, Ping. Il capitano Shang ha sfidato i soldati a provare la loro forza e disciplina. Incitato, stimolato, sfidato, forza! Un'attività da uomo, trovata! Credo di sapere come fare questa cosa. Con rapida riflessione e con risolutezza, Mulan ha raccolto la sfida del capitano Shang ed è riuscita. Gli altri soldati l'hanno acclamata. Ora sono pronti a combattere gli Unni. Acclamata. È fatta! Tutta la magia è di nuovo nel rotolo! Il nemico è al di là di queste montagne. Preparatevi a marciare! Se vuoi giocare a Mahjong, fa clic di nuovo. Hai trovato il gioco del Mahjong del generale Lee? Lascia che ti spieghi come si gioca. Devi levare tutte le pedine dalla tavola da gioco una coppia per volta. Prima devi trovare una pedina che sia libera. Una pedina è libera quando non ha altre pedine a destra, né a sinistra, né sopra. Poi trova un'altra pedina uguale che sia anch'essa libera. Mi spiego? Che ne dici di fare una partita? Prima decidi se vuoi fare un solitario, giocare contro un amico o contro Yao, Ling o Qianpo. Allora, che si fa? Gioca con... Se vuoi cominciare una nuova partita, fa clic di nuovo. Lascia che mi scusi in anticipo per quello che sto per farti. Questa coppia vale 2 punti. Pensi che sia stata una bella mossa? Beh, vediamo se sai rifarla. Questa coppia vale 3 punti. Questa coppia vale 6 punti. Se è solo la fortuna dei principianti. Ha! Era facilissimo. Questa
Questa coppia vale 7 punti. Questa coppia vale 7 punti. Ah, sì? Vediamo se superi questa. Bel tentativo, ma quella non la puoi muovere perché non è libera di muoversi ai lati. Questa coppia vale 5 punti. Ha! Prendi questa. Questa coppia vale 8 punti. Ah, sì? Vediamo se superi questa. Questa coppia vale 7 punti. Questa coppia vale 9 punti. Pensi che sia stata una bella mossa? Beh, vediamo se sai rifarla. Ha! Prendi questa. Questa coppia vale 6 punti. Questa coppia vale 6 punti. Cosa? Dove hai trovato quella coppia? Questa coppia vale 4 punti. Ha! Era facilissimo. Questa coppia vale 5 punti. Ah, sì? Vediamo se superi questa. Questa coppia vale 4 punti. Allora, hai fortuna, chiaro? Yahoo! Vai così, hai giocato come avrei fatto io! Ho una buona influenza su di te! Se vuoi cominciare una nuova... Mahjong! Adoro batterti! Giocare con te! Questa coppia vale 9 punti! Ah, la fortuna dei principianti! Questa coppia vale 6 punti. Questa coppia vale 4 punti. Questa coppia vale 10 punti! Scommetto che non sai rifarlo! Vuoi avere il mio autografo dopo la partita? Questa coppia vale 2 punti. Presa una! Beh, 2 veramente. Questa coppia vale 12 punti. D'accordo, bene. Lo giochiamo in 2 questo gioco. Bella mossa, anche se me lo dico da solo. Ah, l'ho appena fatto. Sta
Stavo per prendere queste, ma ho pensato che ti servivano di più. Ti è andata liscia! Tocca a me! Stavo per prendere queste, ma ho pensato che ti servivano di più! La fortuna dei principianti! Aspetta! Ci deve essere ancora una mossa! Ci sono vicino! Ti va la rivincita? Yahoo! Vai così! Hai giocato come avrei fatto io! Ho una buona influenza su di te! Se vuoi cominciare una nuova partita, fa clic di... Sarei onorato di giocare con te! Gioca con Ciempo! No! Quella pedina è bloccata. Ottima mossa! Sono in pace. Ora tocca a te. Una grande saggezza per la tua età. Sono contento, ora prova tu. Un avversario di tutto rispetto. Sono felice, ora scegli tu. Complimenti, ti rendo onore. Sono diventato tutt'uno con la tavola del Mahjong. Prova tu ora. Una mossa impressionante. Ah, eccone una. Tocca a te ora. Una mossa impressionante. Sono contento, ora prova tu.
Non puoi muovere quella pedina, è bloccata. Riprova. Una grande saggezza per la tua età. Sono in pace. Ora tocca a te. Ah, eccone una. Tocca a te ora. Sono stupefatto. Non puoi muovere quella, è bloccata. Sono felice, ora scegli tu. Ottima mossa!
Sono stupefatto. Sono contento. Ora prova tu. Sono in pace. Ora tocca a te. Una mossa saggia. Ah, eccone una. Tocca a te ora. Non ci sono più mosse. La gara è chiusa. Cempo ti ringrazia per la bella partita. L'hai lasciato vincere, vero? Lo sapevo. Se vuoi cominciare un nuovo gioco, scegli un livello e un avversario o singolo giocatore se vuoi fare un solitario. Se vuoi uscire, scegli la freccia di ritorno. Se vuoi tornare al campo... Ho male al braccio, devo posare questo per un momento. Qualcuno ha preso in prestito la borsa del riso di Mulan. Cerchiamola in quelle tende, vuoi? Oh, roba gratis! Puoi usarla per scambi con gli altri soldati. Ho delle bacchette. Faccio scambio con una trapunta. Ho un pennellino. Faccio scambio con una spazzola. Qualcuno ha preso in prestito la borsa del riso di... Ho una trapunta. Faccio scambio con un pennellino. Ho una spazzola. Faccio scambio con una borraccia. È tutto tuo. Ho un pennellino. Faccio scambio con una spazzola. Grazie. È stato un piacere fare affari con te. Ho una trapunta. Faccio scambio con un pennellino. È tutto tuo. Ho delle bacchette. Faccio scambio con una trapunta. Mi piace come fai gli affari. Ho una borsa del riso. Faccio scambio con delle bacchette. Rifacciamolo qualche volta. Guarda, Mulan ha riavuto la sua roba grazie a te. Se vuoi andare a casa di Mulan, fa clic di nuovo. Se vuoi andare al valico di Tung Shao, fa clic di nuovo. Ora che vi abbiamo rimesso la magia, possiamo portarcelo con noi. Ah, smettila di ridere e aiutami. Oh, prendi la piccozza! Grazie per aver rotto il ghiaccio! Devo esercitare il mio alito di fuoco! I soldati hanno marciato nella neve quando hanno attraversato il valico di Tung Shao. Brr, che gelo! È il freddo o l'emozione per la battaglia? Neve! Lotta con palle di neve! Lotta con palle di neve! Ehi! A volte mi sbalordisco da solo. Oh! Ehi! Oh! Oh!
Se vuoi andare al campo militare, fa clic di nuovo. Valanga. Se vuoi andare verso la valanga, fa clic di nuovo. Se vuoi andare alla città imperiale, fa clic di nuovo. Sta a sentire. Se non prenderò tutti i rifornimenti sepolti, lo faranno gli Unni. Dovrai guidarmi a raccogliere la nostra roba e a far fuoco uno spazio per volta usando il mouse o i tasti cursore della tastiera. Vedi, se provoco un'altra valanga, gli Unni non potranno seguirci. Ora tieni d'occhio la nostra scorta di funi e paletti. Se ci finiscono, io rischio di incagliarmi qui. E noi non vogliamo che questo accada, vero? Allora, cominciamo! Devo usare questi paletti ogni volta che cambio direzione. Ricorda, non puoi andare in uno spazio con dentro un paletto, perciò stai attento a dove li metti. Vieni da papà! Finché c'è... corda, c'è speranza! Quei brutti Unni non possono avere questa cosa. Non si può mai sapere quando ci tornerà utile. Può farmi senz'altro comodo. Vieni da papà. Ottimo lavoro, abbiamo finito. Ora scendiamo e facciamo fuoco. Oh mamma, sono intrappolato. Scegli un livello. Ricominciamo. Fai clic di nuovo se vuoi azzerare il gioco. Così potrò appendermi. Quei brutti Unni non possono avere questa cosa. Bene, abbiamo solo qualche paletto e non molta corda e ancora dobbiamo raccogliere tutti i rifornimenti. Di chi è stata questa idea? Preso! Più corda! Adoro la corda! L'ho trovato e me lo tengo! Ah, può tornarmi utile! Ah-ha! Più corda! Adoro la corda! Ottimo lavoro, abbiamo finito. Ora scendiamo e facciamo fuoco. La vittoria è mia ora. Tirami la coda così posso andare sul Valanga Express. Clicca di nuovo se... Preso! Mi sento già meglio. Senz'altro ci serve. Può tornarmi utile. Non si può mai sapere quando ci tornerà utile. Ottimo lavoro, abbiamo finito. Ora scendiamo e facciamo fuoco.
La vittoria è mia ora! Tirami la coda, così posso andare sul Valhalla Express! Mamma mia, abbiamo un lungo cammino da fare! Fai click di nuovo se vuoi azzerare il gioco a questo livello. Bene, riproviamo. Lo so, non vuoi che mi accada qualcosa tipo precipitare da questa montagna. In realtà non è la caduta che mi preoccupa, è la brusca fermata alla fine. Perciò va piano e fa attenzione. Questo è un bel trucchetto con la corda. Più corda! Adoro la corda. Vieni da papà! Ottimo lavoro, abbiamo finito! Ora scendiamo e facciamo fuoco! La vittoria è mia ora! Tirami la coda, così posso andare sul Valhalla Express! Questo è il sentiero che riporta al valico di Tung Chau. Clicca di nuovo se vuoi tornare là. Ad un tratto, gli Unni hanno attaccato. Hanno lanciato frecce contro i soldati. Ah, ora ci sono! Hai fatto qualcosa che ha rimesso dentro la parte della storia mancante. Continua a fare click in giro e rimetteremo dentro tutta la magia in tempo record! Lanciato. Sei ferito! Soccorretelo! Il capo degli Unni, Shan Yu, guidava l'attacco. Mulan ha sconfitto gli Unni sparando l'ultimo colpo e provocando una valanga. Carica! Invasione! Attacco! Ping sta bene? È solo una ferita di striscia, ma lui è una lei. Una lei? Esatto. Il tuo soldato è una donna. Una donna. Uomini, in marcia! Ci hai imbrogliati. I soldati hanno scoperto che Mulan è una ragazza. Se la sono lasciata dietro e sono andati alla città imperiale.
Devo fare qualcosa ora. Mulan ha realizzato che Shan Yu è sopravvissuto alla valanga. È andata alla città imperiale per avvertire l'imperatore. Notato. Scoperto. Realizzato. È fatta! Tutta la magia è di nuovo nel rotolo! Se vuoi andare alla città imperiale... Mulan è giunta nella città imperiale troppo tardi. Gli unni sopravvissuti avevano già preso in ostaggio l'imperatore. Per fortuna io ero vicino. Entrata. Arrivata. Giunta. Ostaggio. Mulan è giunta nella città imperiale troppo tardi. Gli unni sopravvissuti avevano già preso in ostaggio l'imperatore. Lanciala contro gli unni sulle scale. Mulan ha soccorso l'imperatore e ha affrontato Shan Yu da sola nella battaglia finale. Salvato, liberato, soccorso, affrontato. Vuoi l'imperatore? Dovrai passare su di me prima. Il soldato della montagna. Non è il momento di giocare con la frutta. Mushu, mi serve il tuo aiuto! Ehi, sono qui! Aprite la porta! Vediamo, mi serve un grosso razzo. No, troppo piccolo. Serve qualcosa taglia M. Ah ah! Questo sembra fatto apposta per Shan Yu! Forza! Devo vedere dei posti e far esplodere della gente! Ehi! Prima devi accendermi! Mushu! Adesso! Wow, che divertente! Rifacciamolo! È fatta! Abbiamo aiutato Mulan a salvare l'imperatore. Possiamo restare qui a bearci della nostra gloria o andare dall'imperiale creatore di storia. A te il boccino, tesorino! Con l'aiuto di Mushu,
Mulan ha sconfitto Shan Yu e ha salvato la Cina dai malvagi invasori Unni. È fatta! Tutta la magia è di nuovo nel rotolo! Se vuoi andare dall'imperiale creatore di storie, fa clic di nuovo. Il valico di Tung Chao. Vedo che hai portato i 5 rotoli che contengono la leggenda di Mulan. Esatto, mio imperatore. Silenzio, dammi i rotoli. Come premio per averli consegnati sani e salvi, puoi venire dall'imperiale creatore di storie quando vuoi. Ma grazie, ma è... Ecco, non è che per caso intendete assumere un guardiano imperiale in questi giorni, vero? Ho qui una copia del mio curriculum. Qui dall'imperiale creatore di storie puoi creare i tuoi disegni e le tue storie. Coraggio, fa clic su uno sfondo per cominciare. Guarda tutti gli sfondi tra cui puoi scegliere, usa la freccia per vederne altri, fai clic su quello che preferisci. Qui ci sono tutti gli adesivi tra cui puoi scegliere, usa la freccia per vederne altri. Quando fai clic su un adesivo lo scegli. Per trasferirlo nel tuo disegno mettilo dove vuoi e poi fai clic. Se vuoi levare un adesivo riportalo nella sua scatola e poi fai clic. Non l'ho già visto da qualche parte? È un adesivo sereno e pacifico. Ho sentito parlare di calamari, ma questo... Questo è un bel adesivo, non come quello con la mia faccia sopra, ma va bene. Ho sempre voluto un adesivo del capitano Shang. Riempi il tuo disegno di colori, fai clic qui per trasformarlo in bianco e nero, poi scegli un colore, fai clic su un punto del tuo disegno e vedi cosa accade. Ah, che bel disegno! Ma che vuol dire? Ci vogliono le parole, fai clic sui pulsanti con la freccia per sceglierle, oppure fai clic qui e scrivile da te. Qui puoi scegliere una musica di sottofondo, scegli una delle canzoni che suonerà mentre crei la tua storia epica. Ora non parlare, voglio ascoltare questa canzone. Salvare una storia. Aprire una storia. Disfare. Oh oh. Canta con noi. Idee per la storia. Ti assicuro, insieme possiamo fare della bellissima musica. Fa clic qui e canteremo dei motivi. Scegli una canzone e se vuoi cantare da solista come nel karaoke, fa clic qui. Ora scegli una canzone. Se cercate un fatto. Se non hai più voglia di cantare, fa clic di nuovo qui. Questa è la strada per tornare alla città imperiale. Vuoi salvare questa storia prima? Se sì, fa clic qui per salvare. Se vuoi... Se vuoi andare alla Grande Muraglia, clicca qui. Se per ora vuoi fermarti, clicca qui.
Se vuoi riavviare lo schermo e ricominciare questa parte della storia, clicca qui. Maggiore. Il villaggio. La sala. La casa di Mulan. Il tempio. Il campo militare. Valanga. La città imperiale. L'imperiale creatore di storie. Se per ora vuoi fermarti, clicca qui. Se vuoi riavviare l'intero gioco e cominciare la storia...